Da un lato il mercato, dall'altro il calcio giocato. Settimana col doppio binario per il Pescara e così sarà, ma non solo per i biancazzurri, fino al 31 gennaio. Sul fronte mercato, al di là del ritorno alla base di Luca Scimia dal Fano, non si registrano altri movimenti ufficiali dopo quelli dell'ultimo fine settimana. Per l'attacco il Delfino non riesce ancora a trovare una destinazione per Andrea Cocco. Messo sul mercato, il centravanti sardo è stato accostato a tante squadre di Serie C, l'ultima in ordine cronologico la Juventus Under 23, ma la sua uscita non è ancora concretizzata. Così come al momento resta in organico Gaetano Monachello, che Pillon continua ad allenare regolarmente. Il ritorno anticipato all'Atalanta per fine prestito andrebbe in porto solo in caso di esplicita richiesta del giocatore con tanto di successiva squadra già individuata. In attesa della cessione di almeno uno di questi attaccanti, il Pescara sta accelerando per il prestito, sempre dall'Atalanta, del centravanti siciliano classe 98 Marco Tumminello, cresciuto nella Roma, che la scorsa estate ha ceduto il giocatore a titolo definitivo al club orobico. Appena due scampoli di partita in Serie A ed una presenza al preliminare di Europa League con Gasperini. Per Tumminello il Pescara ha superato la concorrenza del Lecce, che peraltro pensa di rinforzare a sua volta l'attacco con quel Manuel Pucciarelli che era stato accostato nei giorni scorsi al Pescara. In difesa Bettella prenderà il posto in rosa di Fornasier, anche egli ancora in attesa di essere ceduto. Su di lui resta forte l'interesse della Ternana, che nel reparto deve fare una dismissione prima di accelerare per il centrale veneto. A centrocampo resta massima l'attenzione sulle piste Gaston Brugman e José Machin. L'interesse del Cagliari verso il capitano del Delfino non è sopito e sviluppi sono possibili fino alle ultime ore di mercato. I prossimi giorni invece potrebbero consentire a Daniele Sebastiani e al presidente del Genoa, Enrico Preziosi, di sedersi al tavolino per Machin, per una trattativa che, se dovesse decollare, porterebbe lo stesso Preziosi a inserire anche una contropartita tecnica come Stéphane Omeonga. Tuttavia impossibile ipotizzare in questa seduta di mercato la cessione di entrambi, al massimo una sola e fortemente remunerata. Altrimenti Pillon avrà tutti i suoi titolarissimi per una seconda parte di stagione nella quale il Pescara vuole essere ancora protagonista. Per il tecnico di Preganziol la buona notizia è che sono tutti recuperati, Del Grosso, Memusciai e soprattutto Campagnaro tornato definitivamente in gruppo. Domenica sera ripresa delle ostilità, il Pescara se la vedrà con la Cremonese attivissima sul mercato. Preso l'ex Danilo Sodimo, i grigiorossi sono vicinissimi al difensore Antonio Caracciolo del Verona, mentre c'è stata una frenata per l'acquisto di Daniel Ciofani dal Frosinone, per cui si registra un inserimento dello Spezia.